lontani da quello che dà la possibilità effettivamente di diventare proprio come noi tutti. Quindi l'albero della vita sarebbe comunque una rappresentazione allegorica di... Sarebbe il, un po' come l'albero della conoscenza del bene e del male, che non è la conoscenza del bene e del male come lo intendiamo noi, ma è... Allora, uno dice, mangio il frutto per dire che compio l'atto sessuale. Poi quell'albero lì mi dà la possibilità di sperimentare, questo significa, gli aspetti positivi e negativi della scelta che ho fatto. L'altro albero, e tra l'altro albero, cioè il termine ebraico etz che indica albero, indica anche legno utilizzato per la costruzione. Quindi l'albero della vita potrebbe indicare lo strumento che consente di avere quel tipo di vita lì. Il mezzo, cioè quel quid di materiale che consente di avere la vita come la loro. Mi spiego? No? Quindi qui lì c'è veramente la rappresentazione del fatto che gli Adam potevano diventare esattamente come loro, no? Proprio senza più sostanzialmente nessuna differenza. Per questo li allontanano, perché hanno paura che questo avvenga. No? Però c'era la domanda giusto. Che era l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza era chiaramente uno strumento tecnologico che aveva almeno una duplice funzione. Una, veniva utilizzata in battaglia. Purtroppo la Bibbia non ci racconta esattamente come la utilizzassero in battaglia, non ce lo dice. Ci dice soltanto che quando la portavano in battaglia l'esercito di Israele camminava a 2000 cubiti, cioè a un chilometro di distanza. E perché doveva essere portata da degli addetti, cioè da quelli che erano addestrati ad utilizzarla, anche vestiti in un certo modo, eccetera. Chi la toccava inavvertitamente moriva fulminato, è scritto nella Bibbia, insomma, la stavano trasportando su un carro, gli animali hanno uno scarto, il carro si piega, uno che era vicino la ferma e muore fulminato perché riceve la scarica. E l'altra funzione stava sopra il coperchio dell'arca ed era quella di sistema di comunicazione a distanza, perché dice che appunto Mosè sentiva nei due pannelli laterali che stanno sopra quelli che la Bibbia chiama i cherubini che stavano sull'arca, che avevano due pannelli laterali, dice che Mosè in mezzo a quei pannelli laterali sentiva la voce di Yahweh quando era lontano. Quindi, essendo un produttore, un accumulatore di energia che veniva utilizzato in battaglia, ovviamente poteva essere utilizzato anche come sistema di comunicazione a distanza. Poteva essere, adesso con molta fantasia, il famoso raggio della morte fatto da Tesla. Sì. Allora, la Bibbia non ci dice come venisse usata. Una cosa curiosa che ci dice la Bibbia su come agiva alle volte Yahweh quando uccideva le persone, ci dice che appunto partiva dalla sua parte frontale un qualcosa che bruciava e inceneriva. Il bello è che tutte le volte che nella Bibbia c'è scritto Yahweh si adirò, Yahweh si adirava, nella Bibbia letteralmente c'è scritto Yahweh viene il naso caldo, che viene tradotto con adirarsi. Ma se noi prendiamo la traduzione letterale del naso caldo e la mettiamo assieme all'altro discorso, senza lavorare tanto di fantasia, possiamo, siccome il naso significa anche parte frontale, non naso come sezione anatomica come la intendiamo noi, allora potremmo anche pensare che Yahweh aveva un qualcosa di fronte che si scaldava e poi colpiva. Non si era fatto abbastanza carne quando era arrabbiato, esattamente. È bello questa roba qui, no? Che gli viene il naso caldo e poi parte da lui un fuoco distruttore, ma gli viene una parte davanti calda, quindi potrebbe essere. Ma quindi stiamo parlando di tecnologie che però in realtà abbiamo perduto, in parte abbiamo gli utenti, sì, abbiamo mai avuto. C'è chi dice che l'arca dell'alleanza sarebbe seppellita sotto la grande piramide, poi nei pressi. Diciamo che stava bene dentro il sarcofago di Cheope. Esatto. Il presunto sarcofago di Cheope. C'è qualcuno che nella traduzione della Reposator dice proprio quello.
E se stava lì dentro, mi ha spiegato un esperto di comunicazione a distanza, sapete i due canali di condotti di aerazione? Dice che, allora, siccome lì sono stati trovati dei sali e alla base della piramide arrivava l'acqua del Nilo, e lì sono stati trovati dei sali che vengono utilizzati, mi pare, per la produzione di energia attraverso l'idrogeno. E allora questa persona mi spiegava che se dentro quei due condotti, proprio con quell'angolazione lì, fossero messi dei tubi di rame, dei cilindri di rame, di un diametro mi pare di 10-12 cm, che sarebbero in grado di mandare segnali di radio a milioni e milioni di chilometri di distanza, se c'è l'energia necessaria. Allora, se lì dentro perché è chiaro che non fossero tombe, questa è l'unica certezza che si può avere, se lì dentro producevano energia, la producevano attraverso l'idrogeno che ricavavano dall'acqua che arrivava dal Nilo, e poi utilizzavano quei sistemi lì, potevano comunicare con... Una egittologa di quelle ufficiali, che viene alle conferenze tutte le volte che vanno a Roma, c'era anche sabato scorso sia a Roma che a Colleferro, e lei mi dice sempre non nominarmi mai, perché altrimenti mi rovini. Però dice, allora, la cultura egiziana era una cultura emulativa, cioè cercavano di imitare cose fatte prima da altri ma che loro non erano più in grado di fare, tipo le piramidi, cose del genere, no? Mi diceva, per esempio, la prima volta che ci siamo visti mi fa una domanda e mi dice: ma secondo te che cos'era la mummificazione? Io ho detto: senti, io dico talmente tante cazzate che ne dico una in più, che problema c'è? Secondo me era il tentativo di imitare un processo che avevano visto di ibernazione di un corpo che apparentemente moriva qui e andava a rinascere da un'altra parte. E lei mi ha detto: è proprio così. Quindi dice, non è che gli egiziani credessero che si morisse qui e si andasse, no, era la morte apparente che viene prodotta in un corpo che viene ibernato per un viaggio lunghissimo e si sa che poi va a, fra virgolette, rinascere, cioè a rivivere da un'altra parte. Oh. Però ci trovano in congruenza, perché loro toglievano gli organi. Sì, perché non sapevano come fare. Allora perché toglievano gli organi? Perché era l'unico modo per conservarli. Ma come ricondurlo alla creogenia? Appunto, è un ricordo di un qualcosa che loro non sapevano più come fare e cercavano di imitarlo. Perché non erano capaci, ovviamente. Però avevano una tecnologia per costruire le piramidi tagliate. No, no, le piramidi hanno costruite gli altri. Tant'è che per no, loro, allora, le piramidi che hanno sicuramente costruite loro sono quelle che si stanno sgretolando. Perché non sono mai riusciti a costruire le piramidi come quelle che hanno visto e che hanno cercato di imitare. Per cui, per esempio, questa egittologa mi ha detto che lei è stata, dunque, tornata da qualche mese dal British, dove hanno restaurato il libro egizio dei morti. Che mi dice adesso il museo di Torino è un pochettino arrabbiato perché quello là è più lungo di quello di Torino. Quello di Torino sono 19 metri, quello là sono 32 metri. È stato pubblicato adesso la traduzione per Emeo. Comunque hanno ricostruito e lei mi diceva, in tutti i passaggi descritti lì sono chiarissimi i passaggi... come dire, che fanno pensare ad una tecnologia, cioè a tutta una serie di interventi che bisogna fare per partire di qui e arrivare di là. Oh, me lo dice questa egittologa, di cui non cito il nome perché mi dice non citarmi mai perché mi distrugge. Sono le 11:30, l'ultima. Parliamo di angeli. Di angeli. Parliamo, non una domanda, parliamo. Facciamo una domanda, allora, ultima. No, questa qui va bene. Lavora. Allora, gli angeli sono quelli che in ebraico sono definiti malachim, tradotti in greco angeloi, e sono appunto i portaoli, diciamo così, no? Un livello gerarchico inferiore. Gli esecutori degli ordini degli Elohim. Fate grazie, su.
bambini. Gli angeli intesi come entità spirituali, quelli della Bibbia, parlo di quelli della Bibbia, sono stati elaborati nei secoli dai teologi, perché nella Bibbia sono chiaramente individui in carne ed ossa. Dicono questi esegeti ebrei, il termine ebraico malach, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni, cioè individui in carne ed ossa. Che fossero in carne ed ossa lo sapevano proprio i padri della Chiesa all'inizio, cioè prima di elaborarne la figura spirituale, perché per esempio scrivevano, lo sapevano sia gli ebrei sia i padri della Chiesa, perché ad esempio Tertulliano nel De Virginibus Velandis scrive che le giovani vergini che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti gli angeli si devono coprire la testa per non eccitare sessualmente gli angeli. Nel papiro sulle Berachot, sulle benedizioni, nei testi di Qumran, c'è scritta esattamente la stessa cosa. C'è scritto che le giovani ragazze con i capelli lunghi che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti i Malachim si devono coprire a loro tutela, perché i capelli lunghi eccitavano sessualmente e quelli non andavano per il sottile, non è che invitassero a cena o roba del genere. Esattamente. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dice: le donne che partecipano alle assemblee abbiano un segno, una copertura sul capo a motivo degli angeli, non per rispetto a Dio o a qualche altra cosa, ma a motivo degli angeli. Come dire, tutelatevi ragazze, perché non si sa mai. Tra l'altro questo dà l'idea del fatto di quanto queste fossero simili a noi fisicamente. Nella lettera agli ebrei Paolo scrive anche: ricordatevi sempre di praticare l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro. Cioè, talmente indistinguibili che se un estraneo vi chiede ospitalità, dategliela, perché potrebbe essere uno di loro e voi non lo sapete. Ci passi. Sì. Il diavolo. Il diavolo fa le coperte. 1 Corinzi 11:9, Ebrei 13:2. L'ultima. I teologi. Intorno al 4-5 secolo dopo Cristo, prima non le avevano. Lucifero, che bello. Lucifero è un'invenzione teologica presa da Isaia, che non si riferisce a Lucifero. Isaia lo usa come sarcasmo nei confronti di un re babilonese. Quello è stato preso, tirato fuori di lì, senza nessun rispetto per il Cristo, è stato fatto diventare il capo dei demoni decaduti. Scusi, posso chiedere un attimo? Vediamo i capi. Scusi. Dica. Grazie. Nella Bibbia c'è uno più o meno o zero riferimenti a tipo navi stellari, UFO? C'è riferimento ai mezzi su cui viaggiavano questi qui. Mezzi di trasporto. Ruach, Kavod, Keruvim. Nei testi di Qumran studiati dal professor Moraldi, che fa capo anche al libro di Enoch, eccetera, parla di 23 tipi di carri celesti. Tra cui anche questi, magari un potenziale sigaro. Sì. Quel famosissimo sigaro. Sì, nel libro di Zaccaria si parla esattamente di una megillah volante, cioè di un cilindro volante. Lui vede arrivare questo cilindro volante. Dopodiché vede arrivare un'altra roba volante che chi chiama Efa, che non viene tradotto da nessuno, lo trovate come Efa anche nelle Bibbie qui, perché non si sa come tradurlo, però questo Efa